Eccoci! Come va? Allora, questo è Libero! Bene, bene! Allora, grazie! Allora, cominciamo subito, stiamo partendo, però prima di partire volevo presentare un personaggio che non è un personaggio, lo faremo diventare noi, Alberto Marozzi! Eccolo qua! Ciao Alberto! Ciao te! Complimenti! Di che cosa? Allora, non ho fatto niente. Alzati in piedi un attimo! No, scherzo! No, vieni qua, allora Alberto sarà il nostro inviato in questa puntata. Non diciamo nulla prima di cominciare, va bene? Da qui entri, da qui esco. Esci, andrà alla stazione perché sarà il nostro inviato speciale, vero? Esatto. Vero? Posso? Sì. Sì. Vai, esci. Ok. Ciao. Siamo partiti malissimo. Alberto Marozzi. Allora, dopo faremo questo collegamento. Grazie. Allora, una cosa, il collegamento sarà molto bello con Marozzi, però ne parliamo dopo. Adesso facciamo la prima chiamata. Chiamiamo questo numero che è l'aeroporto. Attenzione, facciamo l'aeroporto. No. Allora, ecco qui ho il numero. Shh. Ecco. Shh. Attenzione. Shh. Vedi come lavorano? Aeroportino, buonasera. Buonasera. Sento, volevo un'informazione. Prego. Oh, mio fratello che sta prendendo l'aereo per deve andare in Francia e ha avuto il problema dello sano, non c'è sano, almeno le persone così non ci rimettono, cioè penso, no? Non mi conviene a me personalmente? Non ho capito che cosa dice. Ah, scusi. Il suo fratello deve andare a Parigi e che problema no, c'è? No, mio fratello, deve andare a Parigi e ha il grosso problema che hanno tutti i viaggiatori a Falsone. Mi hanno detto, non ti preoccupare, chiama Fiumicino al centralino, allora io ho pensato bene di chiamare lei, ma non è il caso che, insomma, almeno non ho problemi io. Ma non ho capito che problema c'è. Signore, mi scusi, ho mio fratello che deve andare a Parigi. Quello l'ho capito, ma... Ah, poi... e allora cos'è che non ha capito? E beh, che cosa deve fare suo fratello? Va a Parigi e che cosa deve fare? E deve andare dalla sorella, ma che, scusi, queste non so cose riguardano lei, cosa deve fare a Parigi, scusi, Io voglio chiedere sul viaggio, lui deve prendere l'aereo, non è che ha problemi fuori, questo qua voglio sapere. Problemi fuori di che genere, di documento? Allora, mio fratello deve andare a Parigi. Quello l'ho capito. Ho capito. Allora, ha il grosso problema che dal momento che una persona arriva all'aeroporto... Mi sente? Sì, questo l'ho capito. A proposito, ma non è che è soli? Non le conviene a lui? Glielo dico io? Preferisce che glielo dico così non ho problemi? Senta, signora, io non... Mi scusi? Sì. Io riesco a seguire un certo pezzo di discorso e poi... Allora vado piano, quando non capisce mi fermo. Perdo, non chiedo so scusa fa... perché sono agitato, perché mio fratello no, oggi agiri, mi è salito bene, sull'aereo e ha avuto il problema e siamo stati i soli, perché mi creda, quando capisce... Allora ecco, l'imbarazzo è questo. Ora mi dica lei, perché poi sono da solo, mia madre adesso non c'è, sta a Reggio Calabria. Che faccio? Però io non ho capito suo fratello che ha fatto a bordo. Mio fratello è salito sull'aereo. Oh, e che è successo? Oh, ha preso l'aereo, si è alzato l'aereo, è volato come stiamo facendo noi adesso. Faccia. Ci vediamo tra poco. Pronto? Pronto? Sì, ma che è la trasmissione? Dove sta lei? No, stiamo in un tombino. Questo è Libero, ci vediamo dopo, tra poco. Quanti che si sta... Forza! Bene! Allora, partiamo subito. Partiamo subito. Benvenuti allo spettacolo del divertimento. Ci stanno le ballerine, ci sta la gente, c'è sta il pubblico, si diverti tutti insieme, bello, Salvini i giocatori e partiamo con l'indovinello, forza l'indovinello, mazza che calore, che è successo? Allora l'indovinello della settimana era il seguente: ha in sé il suo contrario, era semplice, era il frigorifero, era semplice, era un gioco di parole, ha in sé il suo contrario, frigorifero, d'accordo? Era semplicissimo. Allora, e subito dopo l'indovinello da indovinare, ha in sé il suo contrario, no, vabbè. Chiamiamo subito le ferrovie. Li chiamiamo, eccolo qua, io ho il numero, o meglio l'avevo il numero, non c'è più il numero.
Attenzione, eccola qua. Eccolo qua, attenzione. Ta, ta, ta. Ta, 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 ta. Shh, questa è una telefonata automatica. Ferrovie dello Stato. Servizio FS informa. Per informazioni relative agli orari dei treni, dica sì. Per altri tipi di informazioni, dica no. Sì. Il servizio è automatico e fornisce gli orari dei treni che collegano le principali città italiane e alcune città europee. La preghiamo di rispondere dopo il segnale acustico con voce naturale. Ora dica la città di partenza. Biscardi. Dica la città di arrivo. Mancini. Attenzione, parli Mancio, chiaramente e solo dopo il segnale acustico. Dica la città di arrivo. Mancio. Diciamo come si chiama. Mancio. Diciamo il nome vero, Mancio. Non capisce. Non ho capito. Prego, ripeta la città Mancio, di arrivo. Mancio. Ma perché non gioca più? Lombardo. Lombardo, va bene? Mi scusi, dovrebbe parlare nel modo più chiaro possibile. Sì, ma è Biscardi, ma non lo capisci. Beh, non ci vedo. Ripeta la città. Chiede a Biscardi di parlare in maniera chiara. Attenzione. Ingrassia. Veramente e solo dopo il segnale. Non si arrabbi perché... Mi scusi, dovrebbe parlare nel modo più chiaro possibile e con tono deciso. Per favore, ripeta la città di arrivo. Ingrassia. Treno Ricadi Isernia, sì o no? Lei pure non è che parla benissimo. No! Parte da Ricadi, sì o no? Parte da... sì! Attenzione, parli chiaramente e solo dopo il segnale acustico. Parte da Ricadi, sì o no? Marcolin! Attenzione, parli chiaramente e solo dopo il segnale acustico. Diciamo sì, parte vai. Da Ricadi, sì o no? Sì! Dica la città di arrivo. Tunfrandradra. Vuole arrivare a Istrana, sì o no? Sì, vado da solo però, eh. Arrivederci. Grazie. Vedete com'è? Allora, cominciamo. Io volevo presentare subito il primo annuncio. Attenzione, primo annuncio, telefono rosso, telefonata erotica. Leggiamolo subito, attenzione, dice così. Linea, questo è stato pubblicato su tutti i giornali d'Italia. Linea erotica dal vivo, no internazionale, uomo o donna, non professionisti. Puro piacere, richiesto anonimato, possibilità incontri. D'accordo? Loro chiameranno per cercare una donna. Noi ce l'abbiamo, dorme ma c'è. E faremo questa bella... telefonata, va bene, nell'attesa vediamo un po', io sto cercando chi è che riceve molte telefonate, vediamo un po', se prendo il, eccolo qua, chi è che riceve molte telefonate, lei? Perfetto, lei è, non è il protagonista di quel film, La Mummia, no? Io l'ho vista già, hai il telefonino? Me lo puoi dare? No, non ce l'ho. Non ce l'ho. Non ce l'hai veramente? Hai paura, ce l'hai? Un po'. Faccio vedere una cosa. Ah, questi, vabbè, questi li vende mio padre, mo sembra faccio pubblicità. Hai il telefonino? Tranquillo. Oh, fidati. Chissà che gliele passa a sti telefonini. Sono uguali! Poi dicono... Fatene un po' gli orologi, scusa. Va bene. Guardate! Buonasera, come va? Benissimo. Lei ha il telefonino? Come no? Ecco, mi dia il telefono. No, io lo ridò, eh. Devo fare solo una constatazione per vedere. Allora, sembra una gag, ma sono tutti simili. Il mio non è uguale. Ah, vediamo. Vedi che bel costume ha la sua compagna, eh? Che scelta, Naiuola, signora? che bellissimo, vediamo un po'. Ma guarda chi c'è, aspetta, Bisca. Come va? Hai il telefonino? No, mi dispiace. Veramente? Oh! Levati! Guardate chi c'è, Giampiero, come va? Hai il telefonino? Non ce l'ho qui, mi dispiace. Non ce l'ha. Veramente? Veramente. Ne abbiamo solo tre? Vabbè. Allora, io devo dire una cosa e ci tengo a dirla. Questi qua li vende mio padre, eh. Guarda, questi sono resistentissimi. Non è che voglio fare pubblicità. Guarda, gli lanci non si rompono, guardate. Sono gli unici telefoni. No. No, scherzo. Questo è più duro, eh. Guardate. Oh, vedete? Guarda. Allora, prendiamo i nostri tre telefonini e chiamiamo il nostro. È pronto, Joseph. Eccolo qua.
Come stai? Bene, grazie, ciao Paolo. Allora, salutiamo Joseph. Cosa ci dobbiamo fare? Uno è di Biscardi, uno di Mancini e l'altro è di Lombardo. No, era di Fernando Urso. Marcolin, cosa ci dobbiamo fare? Dobbiamo effettuare il trasferimento chiamato su questi telefoni. Effettuare il trasferimento chiamato, bravo Joseph. Da questi telefoni su questa parte. Bravo, l'ha detto lui. Tieni, vai a fare il trasferimento. Noi risponderemo noi qua in diretta. Shh, ecco la telefonata. Ecco, un attimo, porco. Questa era... Boira. Stiamo per passare la chiamata alla ragazza di tu... Pronto? Pronto. Tenda le passo alla ragazza. Sì, va bene. Pronto, ciao. Come ti chiami? Ciao, bella. Come stai? Come stai? Come ti chiami? Massimo, tu. Massimo, io mi chiamo Moira. Sì. Quanti anni hai? Cosa? Ah! E non avevo capito. Stai zitta. Non ti chiamavi Moira? Come no? Moira? Sì. Ammazza, indovinate come hai fatto. Brava la mia cioccolata. Come ti chiamavi? Moira. Io dico, questo cilindro è pieno di bellezza. Questa volta, avevi ragione, mannaggia, ci siamo giocati. Allora facciamo una cosa, passiamo direttamente, ce lo giochiamo, passiamo direttamente al secondo annuncio, telefono blu, e attenzione, guardate di cosa si tratta. In tutta Italia abbiamo messo questo annuncio. Vuoi vincere al calcetto? Affittiamo calciatori professionisti, risultato garantito, soddisfatti o rimborsati. Attacchiamo la cornetta, questo telefono è libero, lo chiameranno, noi diremo che abbiamo la possibilità di avere personaggi famosi e li passiamo al telefono. Va bene? Bene. Allora, e adesso è arrivato il momento. Signori, il momento del premio. Flavia Vento. Eccolo qua. Vieni Flavia, tieni, questo è il tuo. Come stai? Bene, tu? Hai preparato una barzellettina? Sì. Sentiamola veloce, forza. Qual è il colmo per un cretino? Qual è il colmo? Per un cretino. Aspetta, stacchiamo un attimo le linee così evitiamo... Lasciamo il blu, lasciamo il blu. Il colmo per un cretino? Sì. Detto da te è difficile, non lo so. Il colmo per un cretino qual è? Prendere la laurea. Ecco. Il colmo per un cretino prendere la laurea, Brava. No, questa fa ridere questa cosa, Tu ce l'hai la laurea? No, sono cretino. A forza di stare vicino a te. Allora... faremo una piccola interpretazione. Allora prendi il tuo posto. Sì. Da una bella canzone di Anna Oxa e... Pronto? Anna Oxa e Fausto Leali. E Fausto Leali. Canteremo un pezzettino, una strofa. Io e la bellissima Flavia. Lei scenderà delle scale. Attenzione che ammazzi qualcuno che servono. Sono assicurati, però è rischioso. Va bene? Sì. Ci sei? Maestro Trotti? Mi raccomando, La sai, sì. Pensa al porco. Ti lascerò andare, ma in difesa come sei, farei di tutto per poterti trattenere, perché dovrei scontrarti magari con i sogni che si fanno quando si vive intensamente la tua età. Vai. Ti lascerà decidere. Piuttosto che per me. Lo faccio per te. Vai. Ho amato l'uomo. Ti lascerò decidere per chi sarà il tuo fianco. Vabbè, la strada la conosci, forza. Sì. Dai. Ti lascerò. Sì, pure io ti lascerò qua dentro una settimana.
No, sei molto brava. Ti lascerò chiusa qui dentro. Mamma mia, so. Vi giuro che alle prove. Alan, se hai bisogno di una spalla, noi ce l'abbiamo cotta, eh? Bene, allora attenzione, il quiz per vincere il Flavio era il seguente. Come si chiama l'autore? Giovanni Barata? Bo. Barratabo, no. E noi ci informiamo sempre a questa parte. Barra? Sì. Perfetto, questo è malato, già lo sapete. Prego, Barata? No. Perfetto, eccola qua, c'è la comunità, tutti qua in fila, vero? Barratanata? Benissimo, stai zitto, che meglio, eh? Signore, era Barratano, nessuno vince, resta con noi e siamo arrivati al momento dello scherzo attivo. Però non voglio farlo da solo, d'accordo? Perciò con me, signori, Roberto Mancini. Dai! Allora, eccolo qua, non lo trovo. Tieni, Mancio. Come va? Bene, grazie. Allora, abbassiamo quello? Abbassiamo il rosso, così abbiamo due telefonate. Ma senti la voce, pronto? Hai mai chiamato una linea erotica tu? Non mai. Ti toccare, che brutto. Mai, togli mai, la mano, togli la mano. Togli, la mano. Togli quella mano. Ecco. Pure io adesso è brutto. Tu l'hai mai chiamata? Ecco, sì, io l'ho fatto. Anzi, lo faccio spesso. Anche se tua sorella mi ha risposto male, eh. No, no, è stata pesante. Mancio, allora, attenzione. Allora, vogliamo chiamare. Scegli. Eccola. Linea erotica? Sì. Facciamo così, alla linea erotica gli passiamo un uomo, ci siamo sbagliati, e tu fai l'uomo erotico. Shh, attenzione. Ciao. Hai chiamato la lampo di Aladino. Strofina, strofina, e qualcosa uscirà. Se vuoi parlare con una delle nostre ragazze, di ragazza dopo il segnale acustico. Ripeto, se vuoi parlare con una delle ragazze, di ragazza dopo il segnale acustico. Ragazza? Bene. Puoi parlare con Antonella, Moira, Flavia o Desiree? Desiree. Stiamo per passare la chiamata alla ragazza dei tuoi desideri. Attendere, prego. Attendere, prego. Pronto? Pronto? Buonasera, ripasso la ragazza, eh. Grazie. Prego. Pronto? Pronto? Ciao, con chi parlo? Sono Francesco. Ma con chi volevi parlare? Con Desiree. Ah, io sono Roberta. Roberta? Sì. Desiree, mi passi? È Desiree occupata al momento. Sì. Attendere, prego. Attendere, prego. Roberto, da chi? Fare da soli. Grazie Mancio, attenzione, grazie, ma arrivo Mancio, silenzio, silenzio, stacchiamo la linea, shh, attenzione, abbiamo il collegamento dal vivo, mi senti? Sì. Eccoti Alberto, ecco, facciamo un applauso Alberto Marozzi. Ciao Teo. Dicevo, grazie. Alberto era convinto di non riuscire a fare questo collegamento, invece ci siamo riusciti. Alberto, puoi salire sul treno? Che c'è un Subito. Sì, prego, sali sul treno e cerca qualche persona, facciamo un gioco, vai! Ok, ok, vado. Attenzione, sì, ricordate che il treno andrà a Zurigo, Roma-Zurigo. Esatto. E noi ci collegheremo con una persona e parleremo con questa persona. Esatto, ecco qua. Ciao Teo, io sono entrato in questo momento. Sì, ti vedo, puoi aprire il finestrino? Sì, vediamo un po' se si apre questo finestrino. Attenzione, vediamo, non ti preoccupare che se il treno... Prego, apri il finestrino. Aspetta un po' perché non so se questi l'hanno bloccato. Vabbè, ti vediamo, allora abbassati un pochino, ti vediamo dal vetro. Sì, l'hanno bloccato, mi vedi? Sì, ti vedo benissimo, un po' in penombra, ecco, però non c'è perfetto. Problema. Allora, qui c'è un signore, come si chiama lei? Fabio.
Fabio? Sì. E dove sta andando? Zurigo. Ah, Zurigo. Teo, guarda, qui c'è un Fabio che è un giovanotto che è sì, qua. Non so, volevo chiedergli, intanto fra quanto ecco. parte il treno, così ci rendiamo conto quanto tempo abbiamo? Mancano 5 minuti, 4 minuti, non ah, so. Ah, 4 minuti, benissimo. Sì, questo deve andare a Zurigo, il viaggio è lungo, sono abbastanza, sono puntuali oggi. Benissimo, allora tu fai qualche domanda. Sì, anzi, eccolo, guarda, sta partendo proprio il treno. Sta partendo? Vedi, eccolo, è partito. Allora noi sì, salutiamo, ciao Alberto! Adesso lo possiamo dire. Allora, salutate, salutate, salutate. Ah, silenzio, silenzio. Alberto? Io sto andando a Zurigo, mi hai fatto un bello scherzo. Lo ti scherzo ringrazio. L'abbiamo fatto a te. Che mito. Allora, noi abbiamo detto, vai sul treno, prendi una persona, gli facciamo una domanda. Se il treno si accende... E non parte perché è d'accordo con noi. Invece il treno va a Zurigo. La prima fermata è a Firenze. Mi senti ancora? Certo che ti sento. Con i potenti mezzi di Libero mi pare che... Sì, ci colleghiamo, no? Ti chiamavo al cellulare, va bene? Pronto? Non si sente più. Ma cioè Alberto Marozzi adesso poverino scenderà a Firenze. Però manderemo una macchina a prenderlo. Ma scherzi da cani proprio, Ero scordato da me, tanti amici e voi. Pronto? Ogni cosa se ne va. Siamo io e Franco Califano, stiamo facendo un programma. Ci vuole lanciare la pubblicità? Ma chi volete? Vogliamo che lei ci dice pubblicità. Ce lo può dire in cambio una canzoncina, giusto Franco? Certo. Tutti questo è uno studio legale, io non posso ascoltarla adesso. Dica solo pubblicità e ci può dire pubblicità? Non la posso ascoltare. Dica pubblicità, la prego. Per fare che? Ci può lanciare la pubblicità allora? Beh, buonasera, buonasera. La volevo chiedere, ci può lanciare la pubblicità? Te l'ho detto. No, ce l'ho dopo tempo, grazie. No, dicendo pubblicità. Ho capito, non ho tempo. Lei deve solo dire fare. Pubblicità, sia noia. Gentile. No, lo voglio fare, ciao ciao. L'avvocato ha detto che ci lanciava la pubblicità. Sono un artista e allora mi basta la mia libertà. Non ho capito, che pubblicità? Non so, doveva dire pubblicità in diretta e basta. Ora, lo dica lei, è uguale. Una mia amica, e con voce va. Ma l'andata? Canto solo la mia la libertà. Facciamo pubblicità. Avvocato, libertà, lei capisce? No. No, lei dica pubblicità, sia gentile. Pubblicità. Grazie. Arrivati al terzo annuncio. Telefono giallo, l'annuncio dei cantanti. Attenzione, annuncio dei cantanti. Società cerca autori cantanti per casting musicale. Possibilità, nuova trasmissione RAI, naturalmente. Bastano vostri dati e breve saggio telefonico. Telefono giallo, abbasso la cornetta, da questo momento è libero. E a questo punto liberiamo anche il blu. Vi ricordate, il blu è quello del calcetto, cosa ben difficile, però lo teniamo a disposizione. Blu e giallo, sport, calcetto. E da questa parte abbiamo detto autori e cantanti. Bene, adesso voglio fare uno scherzo. Sapete questi che mandano i telegrammi? Solitamente capitano delle persone che sono un po' gnignigni, tutti un po' nervosetti. Adesso noi mandiamo un telegramma particolare. Facciamo un omaggio ad Achille Campanile. Attenzione, una chicca, Allora, chiamiamo, dettatura, silenzio. Ecco, silenzio. Poste Italiane, dettatura telegrammi richiesta certificati con recapito a domicilio. Comporre il proprio numero telefonico completo di prefisso ed attendere successivo messaggio. Sì, ecco. Allora, lo faccio subito. Ok, vediamo se non ho sbagliato. Prego audio. Scherzo loro all'inizio. Attendere, prego. Attendere, prego. C'è un altro te. Attendere, prego. Va bene, signora. Buonasera, l'abbonato chi è, per favore? Buonasera. Vuol dirmi l'abbonato? Sì. Produzioni. Non sento, come? Produzioni. Sì? Poi, via? Che è SRL? Via. Produzioni. Produzioni, piazza. Numero?
340195. Destinatario? Destinatario? Sì. Eccolo qua. Ciò di via? Via Gano 19. 19? 19, sì. 00? 67039, veramente. Ah, sul Mona? Sul Mona, brava, complimenti. L'Aquila? Mi sono a memoria, capito, ormai dopo 30 anni. Ormai dopo tanti anni. Quant'è che lavora lei, Maria? 30. Complimenti, signora. Messaggio, scusi. Allora. Prego. Meno male che la simpatia. Io ho un piccolo problema. Dica. Siccome è morto Piero, io non so come dirlo. Non lo nomini il morto. Infatti no, volevo fare così. Piero, gravissimo, venite subito. Proprio così, eh? No, la facciamo così, no, Piero, sì. Grave, anzi. Allora, Piero non bene, venite subito. Piero non bene. Aspetta, venite subito, no? Però se deve essere così, lo deve scrivere, signore, mi scusi la mia... Lo so, aspetti un attimo. No, venite subito, non vorrei che dicano, capiscono subito. Piero non bene, cercate di... Ecco. Prego. Filippo, il portiere, gravissimo, venite subito, intanto lo conoscono. Ricominciamo, mi perdoni, il testo. Sì. Che devo scrivere? Allora, facciamo così. Porca miseria, scusi. Signore, c'è la stessa incredibile. Chiedo scusa. Allora, facciamo così, ecco, l'ho trovato. Mi dica. Voi gravissimi, Piero, signore, viene su... No. Non ho capito. Allora, quante parole posso mettere? Tutto quello che vuole, 150 lire a parola. Perfetto, allora, vinto lotteria, venite subito per incassare. Signore, chi se ne frega. Non ho capito come inizia il discorso. Vinto? Vinto lotteria, che dopo appena verranno glielo spiegherò. Venite subito per incassare. Signore, io devo scrivere. Vinto lotteria. Sì, virgola. Poi? Dico una bugia, è meglio. Non importa, venite subito per incassare. No, aspetta, signore, no. Io allora le ha ragione. Ok, l'ultima e basta. Piero, ultima. Signora, eccomi. La prego, l'ultima l'ho trovata, me aspetti, l'ha detta mamma. Che sta partendo tutto, mi devi ridare. L'ha detta mamma, ce l'ho. Piero, sì. Ottimamente, scriva così, non muovetevi. Se non vogliono capito, capire, capisco. Signore, non ho capito quello che devo scrivere. Piero, ottimamente, Piero. Piero, ottimamente. Poi? Non muovetevi. Basta, tanto se vogliono capire capiscono. La firma non la mette? Teo. Teo è la firma? Sì. A posto? Teo, Rai 2, 22.45 tutti i giovedì. Questo è Libero! Facciamo questa bella intervista ai nostri amici. Ok, I speak English. Yes. The general is set for the pedestals. Italy. I get far Sejas Wadis, I get a far Tissima Ismanu Desis, I get Tejas. I get a far list. What dies it the world sun? It don't funny. Excuse me, one moment. I get a far it Tejas Sanchez, I get a far to so to be this. It's for Italy, I get a fireworks, I just buy this. Sorry, I didn't catch all of that. I get a per Gassation City, Farua, Isis for London. I get a per was, I get a funny, Sages. I get a water body, what again, Shazer, Farrah. Is that a bit? Or Jess Parrot? I'm sorry. You get a sad worry, Sages, only well, is our game, there's Ash Sparrow. Excuse me, it is, I get a. Is super fire with distinctions are general and the far wire is bad what you don't get a party game stage Sarah Dale Honor Sessions Hodes Ige Ons 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 are the general of chance game stations you get a ratty for me scusi. Non parla inglese, non parla francese. Mi dispiace, grazie. E adesso siamo arrivati al momento dell'esibizione. Quando c'è il momento dell'esibizione? Allora, voglio dire una cosa. Purtroppo qualcuno mi ha detto, Teo, perché non balli? Io nasco come artista, nasco come ballerino. Ho fatto per anni la scuola di danza. Ballavo soltanto, esclusivamente, balli di Michael Jackson. L'autore mi ha detto, Teo, fai un pezzettino. Ho detto, no, perché un conduttore che balla è un cretino. Nel senso, ognuno deve fare quello che sa fare. Sono anni che non lo faccio, però... Se volete un pezzettino, conoscete quel pezzo che i piedi all'incontrario, dei mai visti di Michael? Si chiama il Tomahawk. È un pezzetto, io sto fermo, i piedi si muovono, sembra che sto fermo, in realtà vado all'indietro, eccetera, va bene? Adesso velocemente proviamo, aspetti, 1, 2, 3, 8, 5, 6, 7, 8, mi fermi allo slurp, passo indietro, mi fermi allo slurp, ok? Proviamo,
Quando vuoi. No, non lo faccio. No, no, stop, stop. No, 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 no. Stai zitta, no. Allora. E le trombe. Lo faccio però con Biscardi. No, però vi dico la verità, è arrivato il momento dell'esibizione, adesso crolla l'arena di Libero. Signori, sono venuti a trovarci a Libero, scusate se poco, i Neri per Caso! Eccoli qua! Eccoli qua! Dove sono? Non ci sono, però li troviamo noi! Eccolo qua, uno dei Neri per Caso, vieni da Teo, tranquillo, tranquillo. Macio, di dirlo per la cravatta, eh. Uno, un altro dei Neri per Caso, eccolo qua, un altro, eccolo qua, di Neri per Caso, oddio. Biscan, t'ammazzacche qui, che è successo, maestro? Si è fatto male? Eh? Questo è Blob, lo sa, eh? Certo, Blob, striscia le notizie. Sì, facciamo pubblicità qua. E un altro, sono quattro, vieni, vieni. Eccolo qua, e bello applauso a tutti e quattro, Neri per Caso. Bel boys. Ecco Giampiero in Grassia. Allora, prego maestro, sì. Così Caputi. Allora, siccome non ci sono i Neri per Caso, faccio finta che siamo noi, va bene? Sì. Allora, eccoli qua, Neri per Caso, abbiamo fatto il giro del mondo. Dove siete stati? In America Latina. In America Latina, sì. Dunque a? Esattamente dove? A Santiago del Cile. A Santiago del Cile, poi vi siete spostati a Vetralla. A Vetralla e infine a Cuba. A Cuba, siete risaliti. A Havana, siamo risaliti. A Havana. Chissà come mai conosce Cuba. Cuba libera. No, non c'è mai stato, Perché io dico che ci sono donne che vanno a Cuba e ballano sui cubi e donne che ballano sui cubani. Dunque lei, va bene. Ballava su tutte e due. Lei è stata a Cuba? Certamente. Com'è Cuba? Bellissima. Però lei è andata per il mare, per la era spiaggia. Era un po' ad Ana. E basta, non era è che Havana, per... tanti vanno per le donne, non è il suo caso. Beh, anche. Ecco. Un po'. Biscardi. Bene, allora io canterò, dobbiamo fare questo, guardate, piede così. Ce l'hai il piede, Giampiero? Sì. Mancio chissà perché sempre primo, forza. Girati, piegati, scherzo, vieni. Biscardi, mi fido dietro, sì? Sì. Attenzione, faremo questo. Guardatevi. Shubidu, prova. Shubidu, sei serio, beh, shubidu, cioè, una cosa. Ok, io farò. Le ragazze si lanciano e voi shubidu, ad occhi chiusi nelle avventure. Shubidu. Ok, è facile. E poi il finale, attenzione. Il finale è questo. Ci devi stare. È inutile sperare di recuperare, tanto quando recuperi di... Non lo so. C'è qualcosa che sai? Se non vuoi parlare, esprimiti a gesti, va bene? Attenzione! I Neri per Caso a Libero! Allora, cosa ci cantate? Come si chiama la canzone che farete tra un pochino? Restiamo qui. Perfetto. Bene, la scritta? Zasbold. 5, 6, 7. Shubidu. Le ragazze si lanciano ad occhi chiusi nelle avventure. Qualche volta confondono la bugia e la verità. Shubidu. Senza compromesso. Facciamo il ritornello, aspetta. Il ritornello. Ci devi stare. Attenzione, vai. Ci devi stare, non aspettare, se devi andare, è inutile sperare di recuperare, grazie, basta, basta, ai 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 ai, ragazzi, dov'è Marozzi? Vogliamo chiamare Marozzi sul treno? Mannaggia Marozzi, adesso Marozzi. Ha fatto così Marozzi, così no, sta partendo, è andato via, mannaggia Marozzi, era tutto contento, mi fanno fare l'inviato, invece era inviato lui a Zurigo, non hai capito, attenzione,
Eccolo, eccolo. Chi è? Marozzi? Chi è? Sono Teo, dove sei? Senti Alberto, sto in pausa. Alberto, che ti sei arrabbiato, sto in pausa? Beh, insomma, dico, me lo canna fino a Firenze. No, però ti vengono a prendere con la macchina, già io l'ho detto. Volevo organizzare il treno fino a Orte che mi portava. Lo so. Guarda che non è stata un'idea mia, Alberto. Senti un po'. Vabbè, però siete stronzi. Lo so. E poi ve lo faccio io lo scherzo. Stare in campana, non vi dico quando, ma già ve l'ho preparato. Preparato lo scherzo. Vabbè. È diabolico, mo so c***o. No, vabbè. Alberto, sei in diretta! Avete sentito che classe! Quant'è che insegni, Alberto? Quant'è che? Mannaggia, ma perché ti sbilanci? Cioè, poi mi dici pure... Pronto? No, ma non ti preoccupare, arrivi a Firenze, devi andare a prendere con la macchina, Vabbè... Allora... Preferisci in ambulanza, vero? Vabbè, oh. Dai, è carino, è bello lo scherzo, su! È bellissimo! Ma no, infatti mi sto divertendo, sta questo signore qua! Ci si offri! Dai, ti facciamo una fra... Ciao, Alberto! Mannaggia. Bene. Vabbè, uno va a lavorare in televisione, noi l'abbiamo inviato, no? Allora, attenzione, siamo arrivati al momento del contatto. Useremo il traslatore. Cos'è un traslatore? Ce lo spiega lui. Joseph, eccolo qua. Come va? Bene, grazie, te, ciao. Allora, cosa hai portato? Ho portato un apparecchio telefonico che si chiama traslatore. E spieghiamo un attimo a cosa serve. Traslatore è un'apparecchiatura elettronica che dà la possibilità di connettere due linee telefoniche senza che fra di loro sanno chi ha chiamato. Finito? Sì. Allora, attenzione, giusto. Allora, velocemente per chi non ha capito, proviamo a rispiegarlo. Attraverso questo apparecchio, ecco, adesso questo è un telefono che è collegato a un traslatore, noi chiameremo contemporaneamente due persone e l'una e l'altra diranno pronto chi è, perché saranno chiamate tra loro. Perciò sono convinte di essere state chiamate l'una e l'altra, invece siamo stati noi. A iniziare la conferenza. Attraverso un Dara? Un Dar es Salaam. Ecco. Che sarebbe? È la capitale del... La capitale del... Sì. Shh, trasferimento di chiamata. Shh, sei qua, Joseph. Shh, attenzione. Pronto? Pronto. Chi è? Pronto. Chi è? Teo. Chi è? Sono un amico tuo. Teo? Sì. Ah, scusa, che c'entra Teo? Che numero hai fatto? Ho fatto il tuo. E il mio? Sì. Ah, Marozzi, a paraculo, ciao. Che bastardo. Ma infatti io dico, alla livella vostra. Hai capito che ha fatto? Ha chiamato i giocatori perché è il numero. Hai capito? Attraverso i giocatori... È riuscito a entrare nella linea telefonica di cui il numero non poteva. Sì, ho capito tutto quanto, poi dopo ci spiegherò alla fine. Adesso faremo il contatto. Il contatto e mettiamo in contatto due persone. Se riusciamo a collegarle bene, altrimenti ci giochiamo le carte. Allora, chi sono i personaggi? Attenzione, qui c'era un foglio. Allora, nei cartoncini, vedete come mi aiuta anche lui. Bravo, adesso si muove, si è mosso. No, ancora non si è mosso. Dov'è? Eccolo, come hai fatto? Allora, Fiorello Laurenti o Reitano Lopez? Oppure Vieri, Bobbo e Arena? Proviamo Reitano Lopez? Allora, attenzione. Allora, via. L'importante è arrivare al traguardo. Riattacco il mio, guarda. Senti chi è stato? Momento raggiungibile. All'alto è raggiungibile? Allora aspetta, se il raggiungibile è spento, ci giochiamo Reitano. Proviamo solo Reitano. Zitto. Ecco, audio, sentiamo se c'è Mino. C'è. Aspetta, me lo gioco io. Chi è? Pronto? Sì. Buonasera, siamo della Fuori Appagato. Pronto? Chi è? Signor Reitano, per favore. Ma chi parla? Sono Marco Ruggi. Di dove? Di Bergamo. Per che cosa? Allora, l'abbiamo chiamata giovedì, la signorina che ci ha risposto ci ha dato l'ordine a Fosse per la serata. Ora, se abbiamo due serate attaccate, lei non ha disponibilità, può gentilmente fare, almeno non abbiamo problemi noi.
Ma due serate a Bergamo dove? Infatti, no, una serata a Bergamo l'abbiamo già piazzata, però dobbiamo avere il suo ok attraverso la signora Foddariani. Non le conviene adesso? Ah, la signora l'ha chiamata già? Che le ha detto? No, non mi ha chiamato nessuno, io non sono minore età. Ah, non mi può passare Mino, per favore? Non c'è. Ai. Allora facciamo una cosa, le lascio un messaggio a lei per Mino, è possibile? No, dovrebbe mandargli un fax. Ecco, allora mi dia il numero di fax. Le posso dare il mio? No, lui non c'è, domani mattina è 1 mattina. Lei sa molte cose di Mino, perfetto. Allora lo lascia lei il numero di fax? Ma lei con chi ha parlato? Con Ruggi, Antonio. Antonio Ruggi? Della Porvision. Della? Porvision. Abbiamo fatto l'altro anno insieme 3 serate alla Turri. Alla? Turri di San Mora. Ma no, ma forse lei sbaglia. Mi scusi, il signor Retano... Non ho mai fatto 3 serate alla Turri. Mi scusi, il signor Retano ha avuto 2 possibilità di avere Sottari. Si ricorda almeno questo? Lo chiede al signor Retano. Ecco, vedi che lo sa. Allora, se vuole la mandiamo anche l'assegno prima, non è quello il problema, però a Bergamo so fare Sottari, signor Retano. Sì, ma se lei vuole il signor Retano a Bergamo, deve mandare un fax, deve prima fare una richiesta. Ah, la richiesta? Certo, deve fare una richiesta, deve mandare allo 039, mandi un fax. Allora facciamo così, le posso dare il suo numero di codice, così quando arriva il fax lei legge il codice e sa della serata di Bergamo? No, lei mandi un fax. Sì, ma non ha Soddari Focciossoni il signor Retano? Come? Non ce l'ha Soddari, perché altrimenti sono per la signora che la chiama, perché non vorrei, perché la serata di Bergamo c'è Sattoni, però dice fare per l'Italia, le conviene a lei? Immagini che faccia fanno quando avranno dirà signor Retano, poi l'abbiamo già chiamata, lei non c'è sta a fare, io stavo più solo, è l'unico lei. Ma senta, ma lei come si chiama? Muggi, Roberto. Roberto Muggi? Sì, sono amico di Marcolin, Lombardo. Marcolin? Sì, Marcolin. E chi è Marcolin? Scusi, il signor Marcolin. Marcolin l'altro anno ha fatto un contratto di Bussattari, con la canzone Italia, si ricorda? Italia, Italia, se la ricorda? Ma dove? Allora gliela ricordiamo noi. Italia! Se la ricorda? Mino! Ma chi è? Mino, ma non mi riconosci! Ma chi sei? Ma sono Biscardi, il figlio di Biscardi, ti passo papà! Ma no! Mino! Ma Aldo! Ma Biscardone disgraziato! Accendi il monitor sul secondo, vedi, siamo in onda, in diretta! Ma no, ma in onda, in diretta dove siamo? Aspetta un attimo, sì, papà, aspetta un attimo! Ascolta, Mino! Oh! C'è un imitatore bravissimo qua, voglio... Guarda, lui mi ha chiesto, posso fare delle imitazioni? Gli ho detto, ma facciamole a un divo e le facciamo sentire al telefono. Pronto? Ma Biscardi? No, lui non è Biscardi, è un imitatore, ma è bravissimo o no? Ma scusa, ma sì. che trasmissione è? Dove siete voi? Ecco, allora, le passo questo imitatore, si chiama Giancarlo Rulli, farà Biscardi, Caputi, Giampiero Ingrassia, farà Mancini della Lazio, farà tutti questi giocatori, vediamo se le piacciono, va bene? Sì, mi cominciamo da Biscardi, vai! Proprio? Pronto, Mino, come stai? Aldo! Oh, mi hai riconosciuto, sì! Ora sì! Ora lo fa sì. Bene Biscardi? Bene. Ma no, bene, ma questo era Biscardi veramente! Ma come? Ma questo era Biscardi, lo conosco bene, che lui mi ha lanciato nello sport, io poi sono giocato. Ma perché nello sport ti ha lanciato? Cantante, come ti ha lanciato? Eh sì, perché Mino. Io ho fatto la sigla del processo del lunedì! Vieni qua, io ho fatto la sigla con me, c'è un altro personaggio, vediamo se lo riconosci. Vediamo, un mito della televisione, vai. Ciao Mino Gaetano, come stai? Ciao, chi è? Tutto bene? Tutti lì siete. È Fonsi, te lo ricordi? Sì, ma dico, ma tutti lì, ma che cosa, ma dove state festeggiando? Pronto? Attenzione, adesso ti passo Fiorello, ti ricordi Fiorello? Mamma mia! Vai Fiore! Ciao Fiore! Ciao Mino! Caracca e gloria rock and roll! Come stai? Ci vediamo al Festival Bar! Ci vediamo lì, dice Fiorello! Senti, e poi... Però visto che siete così in una festa, che non so che festa sia, dove siete? Alla Porta? Oh, allora ti spiego che festa è. Questa è l'unica festa in Italia che facciamo ogni anno per quanto riguarda e non ci abbiamo le persone, poi immagini, d'accordo. E perciò quando...
E quando avete deciso di fare questa festa? L'abbiamo fatta soltanto ed esclusivamente in modo che Biscardi, perché poi immagina tu se tante, rimane la gente, credimi, d'accordo Mino? Senti, ma sento tanti applausi di tanta gente. Ma senti! Pronto, ma fagli cantare Italia a tutti! Mino! Puoi gridare agli italiani la tua canzone, faccela sentire un pezzettino, dai. Acuta o bassa? Italia, vai. No, così è troppo bassa. Italia, Italia, di terra. Basta, se no girano canale, se no. Basta. Mino. Mino, ascolta. Acuta, ascolta, Mino. Facciamo uno scherzo, adesso io prendo un'altra persona in contatto al telefono. Ma che festa siete? A Bologna? Stai zitto, Mino. Ma che sei? Morati, adesso te lo dico, io adesso... Morati. Ascolta Mino, chiamo un'altra persona, silenzio, chiamo un'altra persona e ti metto in contatto con un'altra persona. E chi è? Lo scegliamo insieme, per esempio ti piacerebbe parlare con Marozzi, con con Vieri. Con Vieri? Bobbo. Mamma mia, magari! Proviamo, stai zitto, faccio io il numero. Io sono centroavanti, pensa. Stai zitto. Proviamo, silenzio. Con Vieri, guarda. Mamma mia. Ecco, vediamo se c'è Vieri, lo mettiamo in collegamento. Attenzione. Ma che trasmissione è questa? Adesso te lo spiego, aspetta. Poi spiegami. Ma vai in televisione o alla radio? No, è radio. A radio? Sì. Attenzione. Pronto? Sentiamo se c'è Vieri al telefono. Eccolo, è libero. E come gli dico, Bobbo o Cristian? No, Bobbo. Gli dico Bobbo o Cristian? Parlo io. Aspetta. Chi è? Pronto? Cristian? Chi è? Bobbo. Come stai? No, chi è? Come chi è? Non mi riconosci dalla voce? Italia, Italia, di terra nazionale, non ce n'è. Chi è? Vieri attaccato! Bobbo! Mino! Sono Mino Reitano! Ma se tu parti subito con Italia, quello si spaventa! Cioè, dimmi, sono Mino Reitano prima, no? Perché ha chiuso? Ma aspetta, Cristian! Cristian! Ma chiuso! Ha chiuso! Allora noi chiamiamo. Proviamo a richiamarlo, altrimenti ne chiama un altro, dai! No, ma non penso! No, perché qui con noi c'è Mancini, possiamo collegarlo con Mancini! Mancini, sì, è mio idolo! Mancini. C'è Orsi, Lombardo. Mancini, mio idolo, non esisteranno mai più giocatori come Mancini e Baggio. Hai ragione. Mai più. Chiama Cesare quello che è di Cesare. Vai. No, dammi Mancini che te lo passo, no, Mino. Prego. Mino. Pronto? Mino. Chi è? È Roberto, chi è? Roberto. Come stai? Ciao, mamma mia, come ti voglio bene. Tu sei il più grande di tutti, guarda. Guarda, e poi una cosa. Io penso che tu hai deciso molto bene, secondo me tu sarai il futuro allenatore della Lazio, però non potreste stare... Facciamo questo bello in bocca al lupo anche noi, perché no, dai. Erickson, Spinosi... Mino, ascolta, grazie Roberto. Ciao Mino. Mino, facciamo così, ti metto in contatto con una linea erotica. No, quelle cose non mi piacciono. Sta zitto, che ti piace, lo so, no, quello che fai la sera, serie. Me l'hanno detto. Dammi Mancini che è serio. Ma che, Mancini è un uomo... Ci mettiamo in contatto con la moglie. No. Pronto? Ecco un attimo, sto chiamando una ragazza dello spettacolo, vediamo se la riconosci. Attenzione. Ma tu pensa Mancini. Ecco. Mamma mia. Vieri che cazzo c'è. Psicologia. È offerto dalla. È riservato ad un pubblico adulto. Al costo di 2.540 lire chiusa. Mino. Pronto? Mi senti? Dove è Mancini? Ecco, ci siamo. Mancini, Roberto. Ti passo Roberto intanto, parla così lui. Roberto. Sì, Mino, sono qua. Ma stai tu lì al telefono, ma che sono quelle cose lì? No, sono io, aspetta. Mino. Tu sei serio, noi siamo seri. Hai ragione. Non possiamo noi sentire queste Mino, cose. Mino, zitto. Pronto? Ciao. Mancini? Cosa? Mancini? Io vorrei parlare con Roberto Mancini, sono Mino Reitano. Dai. Come dai? Sono Mino Reitano, volevo parlare con Roberto Mancini. Cioè, sì, non è che... Oh, adesso lui farà l'allenatore, però è possibile che faccia anche un disco con me, gli scrivo una canzone, perché no? Ma tu chi sei? Sono Mino Reitano, devo fare... Stavo parlando con Roberto Mancini, forse c'è un'interferenza, lei...
è entrata dentro nella linea. mi scusi, ma lei è un tifoso della Lazio o della Roma? Attenda un attimo, d'accordo? Pronto? Un sì, attimo, Roberto, ma che succede, Roberto? Mino Mancini. Ma quale Mancini? Ma dove Mancini? Ma che ti fai di Mancini, ti fai? Ma chi era quella? Mino. Ma c'era un ti ho passato una ragazza famosa, devi indovinare chi è. Come famosa? Shh, stai zitta. Una famosa stai ragazza? Zitta. Sì. Ma io siccome pensavo solo in quel momento e al pensavo alle Mancini, quel gol, ti ricordi quel gol di tacco? Pronto? Quel gol di tacco che ha fatto Mancini. Sta zitto col gol di tacco. Ma non è che il tacco t'ha preso qua, no? E chi era quella? Pronto? Chi è, Roberto? Sì. Mino? Facciamo ma così, ti lascio un attimino in attesa, aspetta un secondo, c'è una sorpresa, Mancini una cosa. Ma te lo passo, Mancini. Resta in attesa un attimo. Mancini! Era Alan Sorrenti, la musica, ti abbiamo lasciato con la musichetta, non è che è qui, magari. Salutalo. No, ho detto che non è che è qui. Ma non c'è, ma allora chi era che cantava? Ti posso dare questo numero così ci raggiungi? Aspetta che me lo devo scrivere, aspetta, devo trovare una penna, eh. Sì, prego. Ecco, dimmi. Prima chiamami qua subito, così ti metto in lista. Allora, scrivi il signor Marozzi. Alberto Marozzi, lo conosco, è bravissimo. Bravissimo, ha scritto un libro stupendo. Ecco. Ha scritto un libro bellissimo. Allora, chiama Alberto anche. Marozzi, perché lui è partito con il treno, tu sei partito da solo. Ma, e senti, Mancini? Ah! Dov'è Mancini? Aspetta, lo passo. Per me è il più grande campione che si è mai visto. Sì, ti passo il mitico campione. Rivera, fai. C'è Mancini e Baggio, basta. Sono qua, ciao. Ciao Roberto. Guarda Roberto, sai come sono stato felice? Mi avranno fatto uno scherzo, non lo so, perché io sono una persona talmente, come si dice... Ma è carino lo scherzo. Normale. Dai. Però senti, ti dirò che la cosa più bella è che... Vai, lasciamo parlare con Mancini e noi... Ho potuto parlare con Roberto e noi Mancini, ce andiamo. Il mio idolo. Io ti seguo da quando ero a Bologna. Lasciamo loro parlare con poi Mancini con la Sampdoria. Poi quando sei andato alla Lazio ero felicissimo. Vabbè, andiamo. E insomma, secondo grazie, me, grazie. Andiamo. Siete più grandi. Ecco, siamo qui con un signore che stava proprio entrando in questo momento in questo palazzo dove ieri incredibilmente è successo il fatto. Questo cane che ha sbranato questo signore, che si è allontanato, il signore che ha lasciato andare il cane e poi è fuggito, era un signore semplice, una persona normale come le altre, con un cappello, con un loden, un cappotto blu e una sciarpa. Una persona molto semplice. Se non chiediamo a qualcuno che abbia questa parte, lei ha visto qualcosa, sa qualcosa? Non ho visto assolutamente niente, non so assolutamente niente. Sappiamo che era una donna giovane, aspetto un po' molto giovanile, biondina, vestita con una giacca verde, ma non sappiamo nulla perché l'unica cosa, quando il cane ha cominciato a sbranare la persona, lei è andata via con una moto. Sa qualcosa lei di questo? No. Noi sappiamo solo che questa signora che si è allontanata, che aveva questo cane che ha sbranato questo signore, era una signora con un cappotto blu, aveva un colorito di capelli un po' rossastro, era alta così. Lei ha visto qualcosa? No, proprio non ho visto nulla. Questo signore, si dice che era un signore che aveva un giubbone, un cappotto verdastro, era alto più o meno... questa altezza, non sappiamo soltanto, aveva anche portato molto spesso la cravatta. Lei non sa niente, non ha mai sentito parlare, ha paura di parlare o c'è qualcos'altro? Non ne so niente. Portava in mano una busta bianca, aveva una maglia marroncina. Stiamo cercando di capire, lei non ha visto allontanare nessuno, signora? No, di queste cose io non mi sono mai interessata, mai impicciata. Non è poco sapere che un signore si allontana con cappotto, con una sciarpa, con un cappello, con degli occhiali, dei baffi bianchi, è troppo facile, anzi troppo complicato scoprire chi è? Ma non ho idea. Purtroppo gli unici indizi che abbiamo li abbiamo già descritti, questa giacca verde, questo vestito bianco, questi capelli biondi, non sappiamo altro, però è difficile capire che persona è attraverso questi pochi indizi. È difficile, sì. Come se la immagina lei? Ce ne sono molti con i baffi bianchi, me compreso. Lo so, però non credo che lei... No, non credo che lei si riferisca a me. No,
perché lei ha detto che questo signore aveva i baffi bianchi, un capello. Non ho capito. Sì, no, no, no. Va bene, tagliamolo. Allora, purtroppo siamo arrivati quasi alla fine, o meglio, alla fine ricordiamo l'indovinello che dovete così indovinare, dato che si parla di un indovinello, bisogna indovinarlo, della settimana, ed è il seguente. Quando, è facile, quando salta cambia colore. Vi aiuto, quando salta cambia colore. Non è un gioco di parole, vi voglio aiutare, d'accordo? Alla prossima vi darò la soluzione, ma adesso per salutarvi non voglio farlo da solo. Chiameremo una persona e faremo una cosa un po' particolare. Naturalmente se questa cosa riesce, però ho bisogno di qualcuno di voi. Questa volta mi voglio spostare da questa parte. Vieni Giampiero. Ragazzi, il papà di Giampiero è un mito. Scusate se uso questo termine, però il grande Ingrassia. Facciamo un applauso perché lo facciamo sentire quando un giorno... Papà ha visto questa trasmissione? L'ha vista e gli è piaciuta, ma io penso che a quest'ora starà dormendo. Lo ho so. L'impressione che stia dormendo. Tu dici non vale neanche la pena provarci. Secondo me no. C'è un numero, uno scherzo che faresti a qualcuno, a chi, come, quando? Armando. So. Armando. È un altro cosa amico. Fa? Però mi devi dare il numero Massimo, perché non lo so. Chiediamo a memoria. Il numero a Massimo, dov'è? Ah, siete tutti amici qua? Siamo amici. Sì. Il numero, che fai? Dov'è? 37, 20. Ma che me lo dici? Ma si sente? Ma che lo devi digitare? Prego, questo il nero bisogna usare, attenzione, vai, sì, vai. Shh, come si chiama? Armando. Ma che fa questo? Mi conosce, no? No. Che fa? Lavora. Che c'è? Pronto, signora? Sì. Buonasera, abbiamo fatto tutto a posto, Una cosa, però il magazzino lo devo chiudere io ora. Non è che ho sbagliato numero? Ah, ma non è Margherita, signora Margherita? No, ho sbagliato. Ah, mi passa la signora Margherita, per favore? No, ho sbagliato numero, non so chi è Margherita. Senta, sia gentile, siccome c'è una persona che anche lui ha questo numero, mo chiamerà, le può dire che ha sbagliato numero anche chi chiamerà, un certo Riccardo? Oh, madonna, Riccardo. Lo so, e purtroppo abbiamo questo numero. Vabbè, non ho capito. Ce l'ha dato Giampiero Ingrassia. Cosa dovete, perché io conosco la persona, ma... Facciamo così, lei le dica, sia gentile, che giovedì alle 22.45 io sono libero e a basta. A chi lo devo dire? Alla persona che chiama, a Riccardo. A un certo Riccardo? Sì, giovedì alle 22.45 io sono libero, la ringrazio, E ho parlato invece con... No, lei ha parlato con Lucio. Con Lucio? Io sono Lucio, sì. A Riccardo devo dire che... Giovedì Lucio, alle 22.45 io sono libero. È libero. Arrivederci. Sì. Ok. Attenzione. Adesso, lei dirà, ha detto che è libero a giovedì alle 22.45, noi aggiungeremo su Rai 2 e abbiamo finito. Ma adesso dirà, chi ti dà il numero, c'è di un'ora e mezza, guarda, tu che la conosci meglio. Io te la passo a te, te lo dico Giampiero, attenzione. Sì. Se non ce la fai, chiamiamo Caputi. Pronto? Buonasera signora. Sì? Sono Riccardo, senta, l'abbiamo portato al magazzino giù le casse e ha chiamato il mio amico, non può darmi il numero? Non ho capito di chi è questo scherzo, comunque. Allora, aspetti un attimo, com'è uno scherzo signora? Il messaggio è da parte di Lucio, devo dire a Riccardo che giovedì lui è libero alle 10.45. Alle? Alle? Alle 10. Aspetti, no, come... Non ho capito, signor, scusi un attimo. Ma lei è uno scherzo? No, lei è uno scherzo. Lei come si chiama? Io sono Riccardo, signore. Aspetti un attimo, ma non c'è la signora Margherita, scusi? Vabbè, allora il messaggio in codice è questo. Sì. Lucio ha detto di dire a Riccardo che giovedì è libero. Credo alle 22.45. Sì, su Rai 2? Credo di sì. State zitti. Credi di sì? Dai, chi è che mi fa gli scherzi? Bevina un po'. Se vuole le spiego chi le ha fatto lo scherzo. Ma lei giovedì alle 22.45 mamma? Sì, mamma, nonna. Che ha detto, mamma? Guarda che c'è Giampiero che ti fa gli scherzi. Ciao Melina, sono Giampiero. Vuole che le passo Mancini?
Buonanotte.